specifichiamo una cosa, non sono un santo, sono un buon militante, ma non sono un santo. No, allora, avete visto tutti, è stato gentilissimo il sindaco di Piazzico, il segretario di sezione, a organizzare questo incontro. Per di più ci ha dato la possibilità anche di presentarci, per far vedere alla gente che magari non milita attivamente, ma in questo periodo elettorale si interessa di scoprire i partiti e i movimenti. Avete visto la differenza fra noi, che siamo un movimento a favore del territorio, con i candidati dalle facce pulite, che hanno un gruppo di giovani, e vedete gli altri, quelli che pensano a loro stessi, quelli che della politica ne fanno un lavoro. Ora state voi a decidere, perché si fa una scelta epocale, siamo in un momento storico e ce ne rendiamo conto che o di qua o di là. O si vota il nuovo, il 42enne Roberto Cota, o si vota la settantenne, o si vota quello che è fuori dalle dalle ideologie, o si vota chi sceglie di allearsi con l'UDC e con i comunisti solamente per il potere. Quindi dobbiamo fare una scelta, ma non solo noi, dobbiamo andare comune per comune, frazione per frazione, via per via, andare a dirlo alla gente, spiegarlo, cercare di convincerli. Una cosa bellissima che ha fatto la Lega è un gadget, sono quei gel igienizzanti per le mani. Portatelo in giro, chiedetelo ai segretari di sezione e poi quando andate a chiedere i voti per la Lega, portatelo con voi e diteglielo: noi abbiamo il gel per le mani perché abbiamo le mani pulite a differenza degli altri. Per di più, un'ultima cosa, adesso come Movimento Giovani siamo ben radicati e stiamo ancora crescendo, ma tutto questo è grazie a delle persone che ci hanno aiutato. Beh, in primis i candidati, che a nostra volta li aiuteremo in campagna elettorale con i gazebo, e in secondo luogo la segreteria provinciale, perché se non ci fosse stato l'aiuto, il sostegno anche del segretario provinciale, da soli non contiamo niente, ma quando siamo in gruppo e siamo un esercito, allora si possono fare le rivoluzioni. Grazie.